utili per eliminare il grasso addominale. Quel grasso che appunto dà fastidio perché rende la pancia gonfia e non ci piace, soprattutto perché arriva l'estate e dobbiamo assolutamente eliminarlo. Quindi vi dirò tre rimedi semplicissimi e sono proprio le tre regole essenziali per non avere il grasso addominale. Partiamo dal primo consiglio, che è quello di non mangiare troppo poco. Ossia, lo so che voi pensate, adesso non mangio così il grasso non si accumula e quindi dimagrisco. È tutto il contrario, bensì mangiare troppo poco favorisce l'accumulo di grasso. Quindi bisogna mangiare, diciamo, più volte al giorno. Io vi consiglio di mangiare nella prima parte del giorno, ossia una buona colazione abbondante, pranzo e poi uno spuntino, ovviamente sano, nel primo pomeriggio, perché mangiare di più nella prima parte del giorno favorisce lo smaltimento del grasso, mentre se mangiamo un po' di più la sera i pasti sono più difficili da smaltire, quindi occorre mangiare di più soprattutto nella prima parte del giorno. Quindi fate un'abbondante colazione, pranzo normale e poi mi raccomando fate lo spuntino, che è importante, una mela, una banana, della frutta, quello che volete, ecco, purché non siano schifezze. Inoltre eliminate completamente dalla vostra dieta i fritti. Qualsiasi cosa fritta va eliminata perché soprattutto i fritti vanno ad accumularsi nella parte centrale del corpo, quindi vanno assolutamente eliminati. Non sono una nutrizionista, non vi sto dando una dieta, ma semplicemente piccoli consigli per, diciamo, rimediare a questo problema. Il secondo consiglio è quello di rilassarvi e dormire di più. Quindi eliminate totalmente lo stress e cercate di dormire più ore, perché dormire di più favorisce lo smaltimento di grassi. Sì, è così. Questo non significa che dovete dormire tutto il giorno, sto parlando della sera, ecco, della notte. Eliminare lo stress aiuta appunto ad eliminare il grasso, perché il poco sonno stimola praticamente la produzione dell'ormone del cortisolo, che stimola l'accumulo di grasso nella parte centrale del corpo. Quindi mi raccomando, dormite e rilassatevi, eliminate completamente lo stress. Terzo ed ultimo consiglio, che è quello più comune, è quello di non stare fermi, ma bensì di camminare. Lo so che magari non avete tempo, andate al lavoro, non volete andare in palestra, però camminate. È importante fare almeno 10.000 passi al giorno, quindi se lavorate e prendete la macchina, magari qualche giorno evitate di prendere la macchina e andate a piedi se è possibile, ovviamente. Oppure magari quando state a casa e dovete fare dei servizi, ecco, andate a piedi, camminate. 10.000 passi al giorno favoriscono lo smaltimento del grasso addominale. Poi ovviamente se fate palestra, mi raccomando, fate un sacco di cardio, che è importante. Allora ragazze e ragazzi, questi erano i miei tre consigli, ovviamente tre consigli semplicissimi, non ho detto nulla di particolare, nulla di stratosferico, sono quei consigli base che vi posso dare per cercare di risolvere questo piccolo problema prima dell'estate, ecco perché so che molti di voi sono un po' in panico per la prova costume. Siete ancora in tempo, mi raccomando, avete ancora 2 mesi di tempo se andate al mare a luglio. E quindi niente, spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su, lasciatemi un commentino e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!